poeta, Saffo con passione d'amore e Gaio Valerio Catullo con Dammi mille pagine. E ridi a cosa più. Subito a me il cuore si agita nel petto, solo che appena ti veda, la voce non esce e la lingua si lega. Un fuoco sottile affiora rapido la pelle, e ho buio negli occhi, e il rombo del sangue alle orecchie. E tutta in sudore tremante, come erba patita scolore, e morte non pare lontana, a me rapita. Lesbia mia, godiamoci la vita che prezza d'amore, e le proteste dei vecchi bacucchi, tutte insieme, stimiamo neppure un sol boccato. Il sole può tramontare e poi risorgere, ma appena per noi si spegne il breve bagliore della vita, ci attende il sogno di una notte eterna. Or dunque, dammi mille baci, e di nuovo 100, poi ancora 1000 ed altre 100, dopo senza neanche respirare, ancora 1000 ed altri 100, ancora. Infine, quando ne avremo sommati molte migliaia, li confonderemo per imbrogliare la somma e perché nessun maligno ci porti niente, conoscendo quanti siano i nostri baci. Che bello la poesia, il romanticismo in questi testi. Ma la poesia d'amore non è solamente questo. L'amore è anche stato descritto come l'atto del corteggiamento. Il corteggiamento si sa, la vita a volte va bene, a volte va male. A volte lui ci sta, a volte lei ci sta, ma a volte no, questa cosa non accade. Molte poesie nel corso della storia della letteratura hanno raccontato proprio questo, il momento del corteggiamento attraverso un dialogo tra lui e lei. Solitamente lui tenta disperatamente di conquistarla, lei si tira indietro, lo rifiuta. Si chiamano